Continua la protesta dei rappresentanti degli editori delle TV locali siciliane a Roma, che vede in particolare l'impegno di Pino Maniaci di Teleato fare uno sciopero davanti al MISE, sede del Ministero dello Sviluppo Economico in via Molise. Tra i parlamentari siciliani che hanno sposato la causa per un rinvio dello switch off, cioè il passaggio al digitale 2, l'onorevole Stefania Prestigiacomo, che è anche componente della Commissione Bilancio della Camera. Uno slittamento fino a tutto il 2022 darebbe la possibilità di studiare meglio le soluzioni affinché le tante TV locali non siano costrette a chiudere entro pochi mesi. Tra le tematiche anche la possibilità dell'ottenimento di una frequenza nazionale che prima era di un'altra rete nazionale, e destinarla a TV locali italiani, e quindi risolverebbe il problema poter trasmettere e continuare nel loro lavoro svolto da oltre 40 anni in ossequio alla Costituzione italiana, all'articolo 21, che dice che tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto, ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta a autorizzazione o a censure. Onorevole Prestigiacomo, ecco, una situazione particolarmente grave quella che si sta verificando con la chiusura di tante emittenti locali che devono transitare al digitale 2, e quelle poche che resteranno dovranno pagare fino a 100.000 euro l'anno per poter trasmettere. Sì, è una situazione veramente insostenibile per voi, io mi rendo perfettamente conto, ma anche profondamente ingiusta. Dalla scorsa settimana io sono stata interessata di questo problema dal vostro rappresentante, sia di Roccaro, ma anche da tanti operatori che siete venuti a Roma proprio per chiedere spiegazioni e cercare di avere ascolto da parte del governo. Io sono vicinissima al vostro settore e posso assicurare che lavorerò assieme ai miei colleghi per evitare innanzitutto che sia questo rischio di chiusura a metà anno. Dobbiamo innanzitutto prendere tempo e cercare di lavorare col governo per trovare una soluzione che permetta alle piccole emittenti televisive di resistere senza questi aggravi di costi insostenibili e di poter continuare a svolgere una funzione di informazione che evidentemente se esistono sul mercato da tantissimi anni vuol dire che è apprezzata ed è gradita dal pubblico. Siccome noi siamo per l'informazione libera, riteniamo che sia sempre sbagliato spegnere, no, la possibilità di fare sentire una voce anche diversa, anche fuori dal coro, anche di intrattenimento. Cioè, questo deve essere un diritto dei cittadini. È chiaro che le condizioni che hanno posto sono condizioni impossibili, no, per moltissime emittenti televisive. E quindi bisogna cercare di lavorare col governo, quindi noi dobbiamo adesso prendere tempo, lo stiamo facendo attraverso degli emendamenti al provvedimento che inizieremo la prossima settimana qui in Commissione Bilancio alla Camera dei Deputati, per prendere tempo e poi lavorare col governo per trovare una soluzione. Quindi noi siamo vicinissimi e vogliamo fare questa battaglia insieme a tutti voi.